Questa sera parliamo di sicurezza, ma anche di forze dell'ordine, della loro organizzazione, di quello che si potrebbe cambiare. Sul tema è intervenuto il sindacato autonomo di polizia. Siamo con il segretario provinciale Antonio Gibelli. Voi avete fatto questo comunicato a fine agosto, dove chiedevate, anzi l'avevate chiesta da tempo per la verità, sì, ai vertici, all'ex questore, Arezzo, sì, all'ex prefetto, di intervenire proprio in termini di organizzazione. Ecco, qual è la situazione oggi nella provincia di Arezzo? Ma la situazione, diciamo che è, a nostro avviso, è insostenibile per quanto riguarda sia la città che anche le province, la provincia e le vallate, la Val Tiberina e il Val d'Arno. C'è un'asfissia di risorse umane che ormai comincia a farsi sentire. A livello nazionale siamo 45.000 in meno negli ultimi 10 anni. Diciamo che a livello locale noi abbiamo chiesto un intervento per cercare di sfrondare i servizi che noi riteniamo inutili, anzi sono inutili. Abbiamo fatto l'esempio di Badia Prataglia, dove c'è un centro montano, una sorta di luogo di villeggiatura per poliziotti che paghiamo con i nostri soldi ovviamente, che è presidiato inutilmente da 7-8 poliziotti. Tra l'altro il centro non funziona più da ormai 3-4 anni, non sono stati rinnovati i contratti per la gestione dei servizi, quindi questi poliziotti stanno lì a guardare quattro mura. Noi abbiamo chiesto la chiusura di questo servizio di vigilanza, abbiamo chiesto la chiusura del servizio di vigilanza sulle 24 ore della prefettura, il corpo di guardia, abbiamo chiesto la chiusura del centralino, non la chiusura, perlomeno diciamo, di non impiegare più poliziotti nel centralino, rispondere al telefono della prefettura, e quindi poter impiegare queste risorse in maniera molto più proficua per il controllo del territorio, i servizi investigativi e quant'altro possa servire per gestire meglio la sicurezza a livello provinciale. Perché poi ci sono delle vallate che la notte in particolare sono scoperte. Sono impresidiate, sì, di fatto sì. Diciamo che a Montevarchi il commissariato non fornisce servizi notturni da anni, lo stesso a San Sepolcro. Non ci sono le risorse, i carabinieri cominciano ad avere difficoltà anche loro con le stazioni e capita spesso che non ci siano servizi nella notte e quindi il cittadino è abbandonato a se stesso. Quindi succedesse qualcosa, faccio per fare un esempio, un furto, anche le aziende, no? Purtroppo anche certo, le cronache ultimamente ci parlano di questo, c'è il rischio quindi che nessuno possa intervenire, certo, diciamo a breve? Certo, è successo che in alcuni casi siano state inviate delle pattuglie da Arezzo a Montevarchi, abbandonando poi di fatto la città, quindi insomma è una cosa veramente buffa per non dire drammatica, insomma, ecco. Poi c'è la polizia stradale che la notte invece deve pattugliare l'autostrada, sì, e quindi ovviamente non può essere, certo, poi nelle, certo, altre strade normali. Soprattutto nel periodo estivo, quando appunto in televisione, nei network nazionali si sente dire potenziati i servizi, certo li potenziano a discapito di quelli relativi alla viabilità ordinaria. Quindi se uno fa un incidente o ha bisogno di qualcosa, la polizia stradale a livello provinciale non c'è, perché viene inviata in autostrada. Molto difficile anche la situazione per i colleghi vostri che si occupano di immigrazione. Beh, sicuramente è un settore quello che sta patendo notevolmente l'asfissia di risorse umane. Chiaramente questi continui arrivi di migranti, chiamiamoli come vogliamo, stanno veramente mandando al collasso l'ufficio immigrazione. Siamo già arrivati quasi a 2.000 unità, penso, insomma, di questi profughi. Che vanno gestiti ovviamente a livello amministrativo con un notevole dispendio di ore di lavoro. E quindi se non si interviene anche in questo senso è chiaro che presto si arriverà al collasso operativo sicuramente. Avete avuto risposte dall'ex questore e l'ex prefetto e se avete segnali, diciamo, dopo il rinnovo che c'è stato, se ci sono segnali di qualche tipo? Ma segnali dai nuovi arrivati no, perché sono arrivati da pochi giorni. Io adesso a breve prenderò un appuntamento con entrambi, sia con il questore che con il prefetto nuovo, e vedrò di esporre nuovamente la mia tesi. In passato purtroppo diciamo, il prefetto Saverio Ordine non ne voleva sentire di questa mia idea. La dottoressa Guidi mi aveva risposto in maniera positiva dicendo che a breve avrebbero chiuso il servizio di vigilanza a Badia Prataglia, quantomeno, però purtroppo non è stato fatto niente nel suo anno di permanenza qui ad Arezzo.
niente, speriamo che in futuro venga ascoltato questo grido d'allarme, che non è tanto per quanto riguarda noi, anche per noi, perché certamente riuscire a lavorare meglio con più risorse è meglio anche per noi, ovviamente si rischia di meno, ma soprattutto per la cittadinanza, insomma, perché attualmente i servizi forniti sono veramente scarsi. Nella città di Arezzo com'è la situazione a livello proprio cittadino? Ma dunque, a livello cittadino da anni ormai vige una, diciamo, una distribuzione dei servizi in tre settori di cui uno gestito dai carabinieri e due dalla polizia. Purtroppo, e questo già l'avevo segnalato anche al prefetto, i due settori della polizia sono presidiati da un unico equipaggio quasi sempre, quello dei carabinieri da un equipaggio, quindi c'è uno sbilanciamento nei servizi di prevenzione e di intervento. Anche questo è stato fatto presente più volte, ma nessuno ci ha posto mano. Speriamo che qualcuno voglia ascoltarci, insomma, non è certo per un guadagno personale nostro che lo facciamo. Si è parlato all'inizio di videosorveglianza, può essere un aiuto per voi? Si parla, no, di questa implementazione, certo, certo, di questo servizio soprattutto in città, e quindi immagini che poi arrivano a centrale. Certo, operativa. Certo, ma guarda, anche questa è una barzelletta a mio avviso, perché adesso tutti parlano di queste videosorveglianze come se fossero la panacea di tutti i problemi. Anche qui è sempre la solita minestra. A noi hanno riempito la sala operativa di monitor, siamo arrivati penso a 20 o 30 monitor. Chiaramente se non c'è il personale per guardarli questi monitor non servono a niente. Tra l'altro poi le videosorveglianze non hanno mai risolto alcun tipo di problema. Forse magari problemi di ordine pubblico, ma per quanto riguarda i problemi legati alla criminalità, alla commissione di reati, stiamo parlando di gente che nella quasi totalità dei casi lo fa in maniera professionale, quindi le videosorveglianze sanno che esistono, quindi si coprono il viso e le videosorveglianze non servono a niente. Quindi insomma anche questa è un po' una leggenda metropolitana, tutte queste videosorveglianze le vogliono installare dappertutto, poi non c'è il personale prima di tutto per guardarle e poi costituiscono un'ulteriore spesa tra l'altro che poi va pagata dai cittadini. L'ultimo aspetto è, ecco, anche il servizio proprio dell'urgenza, quindi il cittadino che telefona, certo, al 112, al 113, ecco, questa telefonata dove arriva? Ma guardi, attualmente a breve dovrebbe intervenire questa nuova gestione, chiamiamola nuova ma è vecchia, anche questa nasce già vecchia, diciamo che non siamo riusciti ancora a unificare veramente il numero di emergenza come è avvenuto in Europa ormai da tanti anni. L'unica soluzione sarebbe quella di avere un'unica linea di emergenza ed un'unica centrale operativa. E invece qui ad Arezzo, come in tutta Italia, purtroppo abbiamo decine e decine di centrali operative con un dispendio di risorse umane, economiche, logistiche inimmaginabile. E alla fine c'è un servizio che viene fornito al cittadino con un sacco di balzelli, la telefonata arriva prima ad un ente, poi a seconda del settore viene trasferita ad un altro ente, poi a seconda se l'emergenza è sanitario e questo viene trasferita, diciamo che si perdono minuti preziosi a causa di un problema che potrebbe essere risolto sicuramente meglio e con una minor spesa.